Bene, buongiorno. Volevo darvi un po' di elementi di maggior dettaglio sulle due norme che sono state approvate ieri definitivamente con il voto alla Camera, perché da un lato si tratta di un risultato molto importante sotto il profilo della tempistica, perché noi con l'adozione della legge europea, della legge di delegazione europea di ieri, recuperiamo rispetto al 2011, al 2012, oltre che al 2013, un ritardo notevole di recepimento della normativa stessa che avevamo accumulato per la non finalizzazione, la mancata finalizzazione del procedimento legislativo nazionale che è indispensabile per rendere operative quelle norme che noi stessi come Italia contribuiamo ad approvare in sede europea. Questo è un primo punto. Un secondo punto è che c'è stata un'ampia convergenza di voto sia al Senato che alla Camera, con poco più di una decina di voti contro e tutti gli altri a favore, e questo mostra anche un'amplissima convergenza in sede parlamentare che va al di là della maggioranza che sostiene il governo. In terzo luogo, le due misure adottate ieri consentono di vuoi fermare, vuoi evitare, vuoi far archiviare una serie piuttosto copiosa di procedure di infrazione in sede europea. Parliamo di circa 20 procedure di infrazione propriamente dette e 10 procedure cosiddette precontenziose, che in ultima analisi possono portare a delle sanzioni nei confronti dello Stato qualora non vengano correttamente rispettati i tempi di recepimento e la qualità del recepimento stesso. Quindi due provvedimenti effettivamente estremamente importanti. Importante è anche rendersi conto del contenuto eterogeneo delle due normative. Sono delle normative che contengono disposizioni attinenti ai settori più svariati e in numerosi casi, direi nella maggioranza di casi, contribuiscono a rendere operativi anche nel nostro Paese diritti e situazioni giuridiche, istituti che sono operativi in altri Paesi europei grazie per l'appunto alle norme europee. Quindi è uno di quei casi in cui ciò che viene deciso a livello di Unione Europea contribuisce anche all'evoluzione del quadro normativo nazionale dei vari Stati membri e anche a una sua complessiva modernizzazione. Per cui vorrei fare alcuni esempi che mi sembrano più parlanti, invitando poi naturalmente a guardare nel merito del provvedimento. Se pigliamo prima la legge di delegazione europea, noi abbiamo la previsione di norme che riguardano le emissioni industriali, quindi la riduzione delle emissioni industriali nocive, di norme che riguardano l'efficienza energetica e in particolare questo determinerà, c'è un mandato all'autorità per l'energia elettrica di provvedere a cambiare la struttura progressiva delle tariffe che vengano poi mandate a noi consumatori, a casa, a noi utenti, per introdurre sistemi tariffari inerenti al costo effettivo del servizio. E tenuto conto che si può fruire di diversi gestori, questo dovrebbe accentuare la possibilità per l'utente di fruire del servizio che è più efficiente, che presenta un costo minore. Sempre nella legge di delegazione europea troviamo una serie di misure attuative della Convenzione internazionale di Ginevra sulla tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, misure che definiscono meglio le categorie delle persone vulnerabili, le informazioni date a soggetti come i minori
ed anche la formazione, il dovere di formazione dei pubblici ufficiali che sono poi per compito d'ufficio destinati ad avere contatto con queste persone. Quindi una norma molto importante sotto il profilo di una progressiva maggior civiltà nella gestione di questi di questo tipo di fenomeni e di situazioni purtroppo molto frequenti. E connesse anche delle disposizioni che riguardano la qualifica, il riconoscimento della qualifica di rifugiato alle persone e lo status più in generale dei cittadini di paesi terzi all'Unione Europea che sono soggiornanti di lungo periodo o che hanno ricevuto il riconoscimento dello status di rifugiato. Ci sono disposizioni in materia di bilanci, di tenuta dei conti pubblici, bilanci degli Stati, di imposta sul valore aggiunto, ci sono disposizioni che disciplinano il commercio internazionale dei legnami, soprattutto per la lotta contro il commercio illecito e misure che riguardano i cosiddetti prodotti a uso duplice, quelli uso militare ed uso civile. Ci sono infine nella legge di delegazione europea le norme che riguardano la tutela degli animali che sono utilizzati nel quadro della sperimentazione scientifica, una normativa europea che cerca di contemperare le esigenze della ricerca scientifica con anche le esigenze di tutela e di rispetto degli animali in quanto esseri senzienti, e questa è importante vedere anche i criteri di delega che sono stati adottati dal Parlamento e che guideranno l'adozione dei decreti legislativi successivamente da parte del Governo. La legge di delegazione europea contiene anche nei suoi allegati il recepimento diretto di una serie di direttive, anche qua vi cito quelle che mi sembrano più significative. Ci sono norme che aumentano i diritti e la tutela del consumatore, norme che riguardano la cooperazione amministrativa fra gli Stati dell'Unione Europea in materia fiscale, ci sono norme che riguardano la salute, la sanità, in particolare, ecco, siamo in un periodo in cui magari si viaggia più frequentemente, è importante sapere che vengono rese operative anche in Italia le norme sull'assistenza sanitaria transfrontaliera e delle spese sostenute in altri Stati dell'Unione Europea. Disposizioni che sono volte ad impedire la circolazione di medicinali falsificati, riconoscimento delle ricette mediche emesse all'estero qualora in stato di necessità. Ci sono norme che riguardano lo scambio di informazioni in materia di sicurezza stradale, norme contro la pornografia minorile e norme che riguardano i diritti di informazione dei cittadini sottoposti a processi penali. Quindi mi sembrano tutte disposizioni anche nella loro specificità di grande interesse. Altrettante ne troviamo nella legge europea, che è quella invece che riguarda in particolare nei suoi 34 articoli l'eliminazione, la chiusura di procedure di infrazione che erano state aperte nei confronti dell'Italia dalla Commissione europea per il mancato rispetto di norme del diritto dell'Unione europea e una serie di attuazioni anche qua di normative europee. Anche per dare velocemente un po' di esempi, qui si parla molto di libera circolazione delle persone e dei servizi, per esempio il diritto reso realmente operativo ai cittadini dell'Unione Europea di circolare liberamente, di soggiornare in altri Stati membri senza essere assoggettati a particolari procedure burocratiche, viene meno l'obbligo di domiciliazione per i consulenti in materia di proprietà industriale, quindi brevetti ed altro, ci sono disposizioni sulla libera circolazione delle guide turistiche che ci chiedeva la Commissione europea di adottare e in queste si vuole cautelare anche la formazione specifica, l'abilitazione specifica che può essere necessaria nel nostro Paese dato il bacino culturale per esercitare in taluni luoghi. Ci sono ancora una volta norme a tutela dei consumatori, anche qui periodo di viaggi, per esempio si dà il diritto di garanzia, di informazione e anche di rimborso a consumatori di pacchetti turistici tutto compreso qualora qualche cosa non vada bene
nel risultato finale, quindi accentuando la tutela del cittadino consumatore in questo senso. Ci sono norme in materia fiscale, riduzione di obblighi relativi al monitoraggio fiscale, per esempio per quanto riguarda la nostra dichiarazione dei redditi, ci sono disposizioni che riguardano anche determinati beni mobili registrati non iscritti nel pubblico registro nazionale, ma che si trovano invece sovente nel territorio nazionale. Ci sono disposizioni in materia sociale del lavoro. Per esempio è stato ampliato l'accesso ai posti di lavoro, alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, anche ai familiari di cittadini dell'Unione Europea, oltre che dei soggiornanti di lungo periodo o dei rifugiati. Ci sono misure in materia di sicurezza dei lavoratori marittimi, che vengano così resi operative nel nostro Paese, e disposizioni che riguardano anche il riconoscimento degli assegni familiari. Norme importanti a tutela della salute e della sicurezza alimentare, la tracciabilità delle sostanze che possono determinare allergia, l'indicazione nelle etichette alimentari delle medesime, disposizioni sulla qualità delle acque di balneazione, disposizioni che riguardano la tracciabilità dei biocidi, di quelle sostanze che vengano inserite per eliminare l'azione di organismi nocivi per l'uomo, e anche disposizioni a tutela dell'ambiente, la modernizzazione del sistema di valutazione dei rischi di alluvione. Sappiamo tutti purtroppo quanto questo sia importante data l'orografia del nostro Paese. Ci sono disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e delle scorie, degli scavi minerari e delle cave, per la gestione dei rifiuti di prodotti come pile e accumulatori, per evitare l'inquinamento di questo tipo di prodotti, e anche la gestione e l'indicazione delle eventuali sostanze pericolose contenute in apparecchiature elettroniche, nonché la gestione naturalmente dei rifiuti delle medesime, anche una complessiva modernizzazione della via, della valutazione di impatto ambientale, rilevazione migliore del contenuto di nitrati nelle acque, soprattutto quelle potabili, e molto importante la revisione e il miglioramento della tutela per danno ambientale. Ci sono disposizioni in materia di appalti, disposizioni in materia di sicurezza, per esempio quelle relative alle indagini sugli incidenti ferroviari, altro tema sovente di triste attualità. Ci sono disposizioni che riguardano l'immigrazione, i tempi di esame delle domande di asilo, ed infine disposizioni che riguardano anche il mercato e la libera concorrenza. Ecco, io credo che sia importante, alla fine di un iter legislativo molto rapido di questo Parlamento, che ha dimostrato una grande volontà e capacità di decisione, permesso di recuperare 3 anni circa di complessivo dovere di adempimento nei confronti delle disposizioni europee, anche dare un po' di elementi di contenuto, perché troppo spesso gli elementi relativi all'Unione Europea vengano visti nel loro aspetto di dovere, di costrizione, a volte di regime di stretta disciplina, e meno nella loro azione di stimolo complessivo nel riconoscimento, soprattutto laddove questo ancora manca a livello dell'ordinamento nazionale, di nuovi diritti, di nuove garanzie e di nuovi elementi di tutela del cittadino e dei soggetti operanti nei vari Stati. Bene, se ci sono domande, grazie. La domanda non è inerente al tema della conferenza stampa, però le chiedo semplicemente se lei si aspetta che la sentenza di oggi della Cassazione possa influire sulla durata di questo governo. Le dichiarazioni che abbiamo sentito sin qui ci danno da pensare di no, e di conseguenza vedremo poi come questo si materializza nella realtà dei fatti. Bene. Se non ci sono altre cose, vi ringrazio.